Ciao a tutti ragazzi, in questo nuovo video su Streamsan e benvenuti in questo sesto episodio della serie di Crash Bandicoot. Con una maglia nuova direttamente dall'Hard Rock Café di Firenze, perché ci sono stato in questi giorni. Io la spacca davvero il culo. Senza perdere altro tempo però, andiamo a giocare. Allora, eravamo rimasti a livello Generator Room. Allora, questo è uno dei livelli della fortezza di Cortex, Generator Room. E sembra a prima vista difficile. Vedremo, l'ho già perso. Quindi andiamo avanti. No! Sfigura di merda. Lasciamogli andare avanti. Tutto questo eco non aiuta. È altissimo il volume. Minchia, la base per andare sul livello, sì, è difficile. Primo medaglione del Jack. Cos'è sta roba qua? Dove vado? In un punto segreto? Ah, minchia. Ah, ma ci mette più tempo quella base a cadere. Non lo sapevo. Ecco, allora aspetti anche torno su e prendiamo quelle altre due casse. Ci mette tanto tempo. È fattibile. Dai, torna su base. Non so neanche se torna più su quella base. Beh, vabbè. Penso proprio di no. E vabbè, dai, abbiamo perso due casse. Non è importante. Tanto finora abbiamo preso solo una gemma. Stavo per girare la vita. Secondo medaglione del bonus. È tutto... sono tutte aree piccole, è difficile. Però la canzone spacca il culo. Terzo medaglione del bonus. Andiamo subito a farlo, vai. Che coglione che sono. Volevo prendere la vita, non ce l'ho fatta. Chi troppo vuole non la stringe, raga, ricordatevi se questo modo di dire, perché è la verità. Ma ci sono pure questi robottini del cazzo, dai. Ma sto livello è impestato. Madonna. No, pure in diagonale, che palle. Che devo andare in diagonale. Check, meno male. Fanno un casino assurdo ste casse. Madonna, ma sono veloci allora quei robottini. Che palle. Questo l'ho saltato. No, sono davvero veloci. Dai, ma perché sto coso? Ok, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta. Andiamo avanti. Perché va così piano? Super impestato sto livello. È impestatissimo. Questo coso va troppo piano. È impestato. Oh, almeno questo è freddo. Questo non ti fa niente. Ma sbaglio, accelerato. Oh, che bello. Pinstripelli Potorotti. Ma che è? Pinstripelli Potorotti. Toxic Waste. Facciamo subito sto livello. No, che palle.
che stiamo in Super Mario. Oh, esplodi. Freccia di merda. Dai, tiramelo. Ok. Buono. Tutto sommato non è difficile abbattere quei tipi. Sono grossissimi, però. Visto all'ultimo. Un livello bonus. Un medaglione del livello bonus. Bene, check. Non cadere, però. Altri barili. Secondo medaglione. Non so neanche se il nome corretto è medaglione. Io li chiamo medaglioni. Ripararsi qui è da nabbi, però. Così bisogna fare. Qui non cadono? Magari ho battuto il tipo che... No, minchia, questi anche rimbalzano. Devo batterlo prima che tiri questo. Buono. Così. Check. Dov'è, dov'è? Lasciamolo esplodere. Oh, sto vietando sti barili tutti di culo. Non è possibile. Minchia, qua è vero. Ci ho pensato dopo che tutte quelle TNT fanno il la reazione a catena. Bene. Finito il bonus, andiamo a continuare. Andiamo avanti. Sti barili mi fanno paura. Assoluto. Faccio a batterlo quello lì. È impossibile. Due morti nello stesso momento. Non credo che nessuno ci sia mai riuscito. È impossibile batterlo. Come faccio? Ok, ho capito forse. Quasi, ce l'ho quasi, dai, l'ultima volta. Beh, non so neanche più come funziona sto gioco. Allora, devo pensare a una strategia. Devo andare lì, lì non mi becca. Qui. Dai. Adesso non ridi più, coglione. Muori. Oh, bello, fatto. Che stronzo quello lì che tirava i barili, oh. Pezzo di merda proprio. Facciamo Pinstripe, che è il boss, diciamo, uno dei boss. E poi finiamo l'episodio. Come sei bello. Dai. Allora, penso che mi debba proteggere dietro alle cose. E quando si inceppa il fucile lo devo girare. Penso sia così. Oppure mentre si sposta. Sì, mentre si sposta devo farlo. Ok. Uno. Siamo a uno. Dai, manca solo un colpo, spero di non morire proprio adesso. C'ho ancora una maschera anche. Facile così, devo, mi sa che devo beccarlo dal tavolo. Oh, benissimo. Battuto Pinstripe. Non è stato difficile, dai. No, dai, facciamo anche The High Road. Perché se spengo il gioco adesso non mi salva il gioco. Quindi devo ricominciare tutto come prima. Oh, cos'è sta cosa? Da dove uscivano quelle due?
un passaggio bonus. Ah no, sono delle casse bonus. 4 casse bonus nascoste. Figata. I creatori dei giochi della Naughty Dog sono davvero ingegnati. Cinghiale! Da quanto non ti rivedevo, che bello. Ho messo le tartarughe qua perché avevo paura che non saltavo. Qui non salto senza tartaruga, quindi devo tenerla. Ok, bene, bene. Check! Una vita anche e un medaglione del bonus. Cazzo, però salti in alto, e questa tartaruga. Facciamo tutto senza ponti. Madonna, uno, sto toccando proprio la terra. E un altro check, vai, bravo. Un altro medaglione pure. Cinghiale, come va? Cazzo! Che palle! Ok, passato. Come va, cinghiale? Hogwild, ti ricordi? È quel livello. Ok, un altro check preso. È pieno di check sto livello. Questi livelli in generale col ponte. Perso di nuovo. Pensavo di riuscire a prenderla quella tartaruga. Anche senza... Ok, perfetto. Cioè, guardate quanti check che ci sono. Ce n'è un botto. Non ha saltato, non ha preso la tartaruga, che figura di merda. A parte che secondo me era anche troppo lontana. Buono. Bravo così, bravo così. Proprio in mezzo allo spazio senza assi doveva andare. Porca troia. Ok, è difficile sto livello. Ok, bravo. Checkpoint, salva adesso e poi sono contento. Vai, no. Ma te, voi state male. Col cazzo che lo faccio. Vaffanculo, cioè. Chi me lo fa fare? Che poi come facevi a beccare quella cassa con la freccia sotto, a distruggerla? Quindi, in ogni caso, no. Beh, sembra troppo strano. Senza mai fermarsi, bravo. Ma che cazzo è successo? Io l'ho preso, la lastra di ghiaccio, ho saltato anche tanto. Vediamo se adesso non la becchia, ecco. Minchia, stavo cadendo anche qui. Ok, finito sto livello, possiamo concludere l'episodio. Torna a mappa, vediamo come si chiama il prossimo. Slippery Climb. Ok, questo lo facciamo nel prossimo episodio. Non so proprio cosa sia Slippery Climb. Bene ragazzi, per questo video di Crash è tutto. Abbiamo fatto tre livelli. Abbiamo battuto P-Stripe. È stato un po' difficile capire come. Anche perché aveva un sacco di vita. Il livello alla fine dei ponti era super impestato, perché era pieno di tartarughe. Però siamo arrivati a Slippery Climb e continuiamo nel prossimo episodio. Se vi è piaciuto questo video, iscrivetevi, commentate, condividete, lasciate un bel pollice in su. E noi ci rivediamo in un prossimo video. Ciao ragazzi!